Ciao a tutti ragazzi, prima di cominciare questo video vi voglio avvisare semplicemente che stasera intorno alle ore 22 farò una live sul mio canale, quindi se ne avete voglia, se siete liberi, se siete disponibili, vi aspetto sul mio canale intorno alle 22. Vi volevo avvisare semplicemente di questo, quindi magari intorno a quell'ora state, diciamo, date un'occhiata al cellulare, magari mettetevi, che ne so, se non l'avete fatto ancora, la campanellina per essere sempre avvisati di nuovi video, di nuove live, come in questa situazione qua. Ok, se vi va, ci vediamo stasera. Ciao a tutti. Ciao a tutti carissimi amici, bentornati sul canale del Briga. Ragazzi, oggi come al solito vi dico, vi chiedo di dare un'occhiata al link video che vi lascio tra i commenti. È un nuovo video che ho fatto sul canale di Giorgia dove parlo del mercato degli svincolati. E in realtà questo è uno dei motivi di cui è uno dei temi che dovrei affrontare in questo video, durante questo video qua. Però vi chiedo, insomma, di andarvi a vedere anche quello, anche perché, come al solito, se ne avete voglia, avrete la possibilità di acquistare maglie a poco prezzo, ottima qualità. Quindi mi raccomando, andatevelo a guardare. E vi ringrazio, va bene? Allora, lasciate un like, mi raccomando, condividete se il video vi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale del Briga. Allora, ragazzi, voglio parlarvi di un paio, ho letto un paio di dichiarazioni molto interessanti. Una di Mauro Tassotti, per chiudere quello che è, diciamo, il discorso legato a questo famoso cooling break, che sinceramente adesso c'è anche un pochino stufato perché dobbiamo andare avanti, bisogna andare avanti, però volevo proprio chiudere il discorso con le parole di Mauro Tassotti, niente di meno che Tasso tutto un altro passo. Quindi mi raccomando, le parole di Mauro Tassotti sono secondo me la cosa giusta. Uno, perché lui dice: i giocatori hanno sbagliato e dovrebbero chiedere scusa. Semplicemente questo, dovrebbero chiedere scusa al mister, dovrebbero chiedere scusa al gruppo. Quindi questo devono fare i due giocatori che si sono comportati in questa maniera. Qua sono stra d'accordo con Mauro Tassotti. E poi il caro Mauro, il caro Tasso, ci dice anche una cosa che dal punto di vista tattico, secondo me, è da tenere in considerazione. E dice: quando hai due terzini, è chiaro che quasi sempre, se ne hai uno che è più, come dire, portato per la fase offensiva e quindi si spinge spesso e volentieri davanti, eccetera, di solito l'altro terzino è un pochino più bloccato, proprio perché molte volte si cerca di dare un minimo di equilibrio alla fase difensiva anche in questa maniera qua. È raro vedere due terzini che vanno come i matti. A meno che non hai uno schieramento completamente diverso, ad esempio un 3-5-2, in quel caso i terzini non sono terzini, ma sono esterni, sono, diciamo, i quinti di centrocampo che poi all'occorrenza diventano terzini quando, diciamo, si fa la fase difensiva in una difesa a 5. Quindi in un 3-5-2 ha un senso, ma quando hai una difesa a 4 e hai un terzino che spesso e volentieri spinge, l'altro dovrebbe perlomeno essere un pochino più bloccato, mentre noi spesso e volentieri vediamo, abbiamo visto ad esempio lo stesso Emerson Royal in Lazio-Milan, da quando è entrato, spesso e volentieri, diciamo, parecchio avanti, ed è stato, diciamo, spesso poi in difficoltà, tant'è vero che le due azioni da gol in quell'occasione le abbiamo subite esattamente da quella parte là. Noi poi, per quanto riguarda il discorso, diciamo, legato ai fatti diciamo, di legati alla serata, insomma, di Roma e quindi al cooling break, eccetera, voglio anche parlarvi delle parole di Pedulla. Pedulla che anche lui diciamo, mi ha dato ragione, nel senso che anche lui dice: non può Furlani dirci che quella di ieri, quella successa a Roma contro la Lazio, è un non evento. Assolutamente sbagliato, è un modo come un altro, ma anche abbastanza ridicolo, di cercare di sminuire la cosa, di
buttare insomma la polvere sotto i tappeti, ma assolutamente un dirigente di una società non può far finta di nulla in una situazione del genere. Quindi dire che quello non è un evento è assolutamente una falsità. E poi l'amico Pedullà invece ci dice pure, bacchettando Leao, esattamente come vi dicevo io, che sui social andrebbe praticamente fermato, perché questo spesso e volentieri risponde a chiunque, risponde a quello e gli mette la foto dei pagliacci, risponde a quell'altro e mette una vecchia esultanza che magari fa discutere, risponde a quello e a quell'altro, risponderebbe anche a chi, a quello che vende la mortadella sotto casa. Ma è che vuoi dire, ma hai da dire qualche cosa in questo senso? Cioè, oppure mi stai dicendo, visto così dato che questo risponde a tutti, tu che affetti la mortadella sotto casa, magari commentalo, chissà che magari in azienda andrà a spor pure a te. Magari diciamo, la voglio prendere in questa maniera qua. No, al di là degli scherzi, ragazzi, è vero sto fatto qua, ve lo dicevo. Basta con questi comportamenti di andare ogni volta a scrivere sui social, rispondere sui social a questo o a quell'altro commento. Bisognerebbe iniziare a fare l'uomo, rispondendo sul campo oppure mettendoci la faccia, andando davanti alle telecamere e dicendo due parole al diretto interessato, che è anche meglio in determinate situazioni, piuttosto che queste frasi, questi emoticon, come si chiamano loro. Va bene? Ok, chiuso il discorso, volevo diciamo introdurvi al video di cui vi parlavo prima. Cioè di questo mercato degli svincolati che per noi è assolutamente un tabù. Io non riesco veramente a capire come mai il Milan non prenda mai in considerazione l'ipotesi di andare a prendere qualche svincolato. Cioè, perché? Perché, ragazzi? Ditemi il motivo. Io l'unica motivazione che vedo in questo momento qua sarebbe quella legata al fatto delle liste, perché ovviamente abbiamo, come vi dicevo ieri, secondo me ad essere escluso Šarajović, in effetti è stato proprio lui l'uomo che è rimasto fuori dalle liste. Un po' mi dispiace perché Jovic sappiamo tutti che è un giocatore che in alcune situazioni, negli ultimi 15 minuti, 20 minuti di partita, quando le cose magari si mettono male, lui diventa importante, fa densità in area di rigore, quindi riesce magari ad essere un giocatore utile. Però tant'è, il Milan ha sbagliato determinate cose e quindi il giocatore è rimasto fuori. Quindi è chiaro che adesso se vai a prendere altri giocatori ancora, non li puoi iscrivere nella lista Champions, quindi è chiaro che diventa un controsenso questo discorso qua. Quindi questo nell'immediato è l'unica motivazione, diciamo, valida. Ma questo è un discorso, quello che faccio, più generale, perché i giocatori svincolati non sono svincolati da ora, ma sono svincolati dal 1° luglio. Quindi tu hai avuto tutto il tempo a disposizione per poter andare a come dire, a pescare da questa rosa di giocatori svincolati, e ce ne sono anche parecchi. In questo caso, un altro tipo di problema può essere quello legato alle commissioni, perché è chiaro che giocatori importanti, che sono a parametro zero, vanno dove magari gli pagano la commissione più alta, vanno dove gli pagano lo stipendio più alto, eccetera. Ed è di sicuro il caso di Adrien Rabiot, che ovviamente è spinto anche dal cervello particolare della madre, che gli fa chiaramente da procuratore, pare abbia anche rifiutato una offerta del Milan, sicuramente al ribasso, intorno ai 5 milioni di euro, si dice, perché aspettano l'offerta, quella diciamo quella più importante, quella stramilionaria del caso. Ovviamente in questo caso le squadre che sono disposte a fare questo tipo di investimento quasi sempre sono quelle arabe, quelle che vengono insomma da quelle zone lì, e quindi è chiaro che il giocatore poi deve decidere già a quest'età di lasciare il calcio che conta per andare a prendersi questi stipendi assurdi. Sentivo l'ultima notizia che l'Al Nasr
ha offerto tipo 20 milioni di euro all'anno per Rabiot. Adesso non so se la notizia sarà confermata. Se questo se sarà confermata, io sono sicuro che in pochi giorni si sistemeranno le cose, il giocatore sarà pronto a far parte di questo nuovo, di questa nuova squadra, di questo nuovo progetto, se così lo vogliamo chiamare. Però ho detto, ripeto, è una cosa che veramente non riesco a capire. La Roma ha fatto un mercato incredibile negli ultimi giorni, nel senso che è andata a prendere Koné dal Borussia, giocatore che avevamo seguito anche noi, giocatore che sembra molto ma molto interessante, se lo sono portato a casa. Sono andati a prendere Hermoso e addirittura Hummels tra gli svincolati, si parla addirittura di Manolas, cioè stanno veramente facendo mercato in questo senso qua, perché poi quando ci sono giocatori di quel livello non vedo veramente quale possa essere il problema. Cioè, se proprio non volevamo Hummels perché ha 35 anni, ma è Hermoso che ne ha 29 o 30 e che viene da un campionato come quello spagnolo, che ha giocato titolare nell'Atletico Madrid fino a qualche mese fa, perché non prenderlo in considerazione? A maggior ragione in una situazione come quella nostra, dove i difensori sono spesso diciamo, sotto la lente di ingrandimento per errori, per situazioni varie. È chiaro che noi non difendiamo bene da squadra, e quindi è tutto un discorso molto più generale, però anche i singoli di sicuro non brillano in determinate situazioni e quindi andrebbero presi difensori più capaci. E quindi un piccolo passo noi l'abbiamo fatto con Pavlovic, speriamo che più avanti la cosa sarà presa in considerazione. Volevo chiudere invece con un'altra cosa abbastanza ridicola, che la dice lunga su quella che è la programmazione di questa società. A noi ci hanno detto che il vice Teo Hernandez quest'anno era Jimenez, ce l'ha detto testualmente Zlatan Ibrahimovic. Noi non andremo a prendere un vice Teo perché pensiamo che Jimenez sia un giocatore importante che possa fare da vice a Teo Hernandez. Ebbene, ragazzi, Jimenez non è stato inserito nella lista Champions. Quindi capite bene che le cose vengono fatte veramente a cazzo. Magari quando ce l'ha detto loro non pensavano di avere tutti questi problemi dal punto di vista delle liste. Ed è un'ulteriore dimostrazione del fatto che le cose si fanno con approssimazione. Non si pensa di qua a 2 mesi, ma si pensa da qua a domani. Non riescono mai a guardare oltre. Quindi noi in questo momento qua, noi non abbiamo un vice Theo Hernandez. Se poi loro pensano che Terracciano possa essere un vice Theo Hernandez, ma niente, che cosa vi devo dire? Che cosa vi devo dire? Immaginate un po' che noi nella lista Champions abbiamo inserito anche Florenzi, che ha avuto un infortunio che lo terrà fuori 6, 7, 8 mesi. Immaginatevi un po' che abbiamo dovuto inserirlo perché non ne abbiamo italiani da inserire nella lista. Voi come la chiamate questa se non approssimazione? Veramente, ragazzi, si fanno tante di quelle cose qui in questa squadra, veramente con i piedi. Veramente con i piedi. Andrebbero veramente, sono cose che andrebbero prese e sbattute in faccia a questa gente, a dire: ma se voi ci avevate detto questo, perché adesso fate quest'altro? O se voi avete un giocatore infortunato per 6 mesi, perché l'avete inserito in questa lista? Cioè, ragazzi, le cose vanno fatte nei tempi, non gli ultimi giorni di mercato ad Axé, in confusione. Sono tante le cose che non vanno, Magni. Sono veramente tante. Bisognerebbe fare un reset, fare proprio pulizia. Invece qua si fanno le vacanze, Magni. Ma di che stiamo a parlare? Vabbè ragazzi, mi raccomando, ci sentiamo presto, vi abbraccio, vi voglio bene, forza lotta e vincerai, non ti lasceremo mai.